14 novembre, buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In primo piano nel nostro TG i temi del lavoro. Entro il 1 gennaio il Jobs Act deve essere legge. Il percorso delle riforme non si ferma più, ha ribadito ieri il Premier Renzi, uscendo dall'ambasciata italiana a Bucarest ed in partenza per il suo primo G20 in Australia. Il servizio è di Leonardo Possati. Dal 2015 l'articolo 18 sarà superato, almeno così promette Renzi. Fatto sta che ad oggi tiene in scacco l'intero governo, compreso il PD, che rischia di spaccarsi proprio su questo punto. Ieri l'ultimo atto con il confronto durissimo in commissione lavoro fra il Premier e l'opposizione democratica capeggiata da Pippo Civati e Gianni Cuperlo, che su questo punto non intende cedere nemmeno di un passo. L'accordo raggiunto con parte dell'opposizione interna del PD, rappresentata da Roberto Speranza e Cesare Damiano, prevede che nel disegno di legge sul lavoro in aula alla Camera venerdì prossimo si faccia esplicito riferimento al reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari ingiusti, ovvero se si è licenziati, mettiamo per furto, e in tribunale l'accusato dimostra di non aver rubato, allora gli deve essere data la possibilità di rientrare in azienda. Non si parla invece, e questa era nota inaccettabile per la rimanente parte dell'opposizione interna al partito di Renzi, di licenziamenti manifestamente ingiusti. Diverso il discorso per quanto concerne il licenziamento per motivi economici, per il quale non è più previsto alcun reintegro. In seguito all'accordo trovato ieri, il governo non dovrebbe chiedere la fiducia alla Camera, anche se un Renzi particolarmente spregiudicato ha già sottolineato che qualora fosse necessario è pronto a farlo. Ma l'accordo PD scontenta il nuovo centrodestra, che chiede un immediato vertice di maggioranza, ma il Premier, diretto in Australia, dove domani seguirà i lavori del G20, capofila di un'Europa affaticata e sempre più in difficoltà, non intende perdere tempo e tira dritto. Se ne parla per l'estate e non prima. Lo scontro politico, quindi, anche a distanza si infiamma, come pure la protesta di studenti e precari in piazza oggi, convocati dai sindacati di base in tutta Italia. Possibili disagi su metro, bus e treni in questa giornata. Sono più di 10, immaginate le manifestazioni previste solo a Roma. Particolare attenzione al corteo principale, che è partito da Piazza della Repubblica diretto a Piazza Vittorio. Ma colleghiamoci proprio con la nostra Stefania Squadra, che è sul percorso del corteo. Stefania, buongiorno. Sì, Clara, buongiorno. Siamo scesi in strada per raccontare dal basso questa giornata di cortei e manifestazioni a Roma, ma anche in altre 30 città italiane. L'agitazione è nazionale, infatti, è stata indetta da COBAS, FIOM e sindacati di base, che hanno indetto uno sciopero generale e sociale per protestare contro le politiche del governo e dell'Unione Europea, soprattutto e in particolare contro lo Jobs Act, contro la legge di stabilità e il piano di riforma per la scuola. Ma è entrata proprio pochi minuti fa nel vivo la fase più calda delle proteste di questo autunno, perché a pochi passi da qui c'è stato il primo blitz del corteo, che è partito questa mattina da Piazza della Repubblica con lancio di uova e fumogeni in direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, che si trova, come vi dicevo, proprio a pochi passi da noi. Stamattina la presenza delle forze dell'ordine è imponente, blindati sono stati posti davanti ai ministeri, tra i quali anche appunto il MISE, e impiegati più di 1000 uomini per garantire la sicurezza, e vengono presidiati naturalmente tutti i punti sensibili. A darsi appuntamento in piazza sono stati in migliaia questa mattina studenti, precari, operai, movimenti autonomi e migranti giunti da tutta Italia. Quello che si teme però sono le infiltrazioni di aree estreme, di frange estreme, e deviazioni di percorso improvvise da parte di alcuni spezzoni dei manifestanti. A soffrire come sempre la viabilità e il traffico, che coinvolge ovviamente i cittadini, coinvolto anche nella mobilitazione il settore dei trasporti pubblici. Gli stop variano di città in città e i disagi ci saranno anche per chi viaggia in treno. Per ora è tutto da qui, restituisco la linea in studio.
Grazie alla nostra Stefania Squarcia. Intanto a Milano la manifestazione principale della FIOM con un corteo che da Porta Venezia finirà in Piazza Duomo con i comizi del segretario Landini e del segretario generale della CGIL Camusso, che ieri ha bocciato la mediazione raggiunta all'interno del PD sul Jobs Act. Ma colleghiamoci stavolta con Milano, con il nostro Marco Bergamaschi. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno Clara. Sì, come ricordavi tu, qui a Milano la manifestazione principale stanno sfilando per le vie del centro storico, appunto del capoluogo lombardo, i metalmeccanici della FIOM, che sono in corteo per questo sciopero generale. Stanno arrivando appunto in Piazza Duomo, dove si terrà il comizio finale, con la presenza del segretario della FIOM Landini e il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Si sono dati appuntamento qui a Milano metalmeccanici da tutte le regioni del centro-nord, appunto per protestare contro le politiche economiche e di riforma del mercato del lavoro, in particolare sull'articolo 18, e per chiedere nuovi approcci e investimenti al governo. Il segretario della FIOM Maurizio Landini ha parlato sull'accordo nel PD relativo al Jobs Act e ha definito questo accordo, che la possibile mediazione che il PD ha trovato, l'ha definito una presa in giro dei lavoratori, perché stando a quanto ha detto il segretario della FIOM servirebbe solo a ne ha parlato come di una presa in giro, perché servirebbe solo a quei parlamentari di conservare il proprio posto. Alla testa del corteo, con il segretario della FIOM, anche Susanna Camusso, che ha detto che sul Jobs Act la partita non è assolutamente chiusa, non è un voto di fiducia, ha detto il leader della CGIL, che cambierà il nostro orientamento. Roma, vi restituisco la linea. Grazie, grazie a Marco Bergamaschi. Rientriamo per l'appunto a Roma con la tensione sempre alta a Tor Sapienza, il quartiere ad est della capitale. Poco fa 14 dei 36 immigrati minorenni trasferiti ieri sono tornati nel centro di accoglienza di via Morandi. Al momento i ragazzi sono seduti sul marciapiede, dall'altra parte della strada ci sono i residenti che continuano a chiedere l'abbandono della struttura. La decisione di trasferire i minori era stata presa dal Viminale dopo le nuove violenze, in collaborazione con il Comune e con il Prefetto. Sulla vicenda è intervenuto anche oggi Monsignor Feroci. Credo che l'impegno principale che dobbiamo prendere, ha dichiarato il direttore della Caritas diocesana di Roma, sia quello di dare serenità a tutti e di metterci intorno ad un tavolo per risolvere i problemi. E tensione, ma anche apprensione, c'è anche a Pavia dopo l'incidente in cui è stata travolta una 26enne. Lotta per la vita, la giovane impegnata in politica, cresciuta in parrocchia e trasferita all'ospedale Niguarda di Milano. Intanto è caccia all'uomo contro i due malviventi che l'hanno investita, per poi darsi alla fuga. Nicola Ferrante. È gravissima Maria Elena Madama, 26 anni e grandi sogni interrotti, solo interrotti per ora. Lotta per la vita la giovane di Pavia, travolta da una macchina, un Opel Insignia bianca nella tarda serata di mercoledì. Un'auto appena rubata, a bordo due balordi, lanciati in una folle corsa che si interrompe solo perché in direzione opposta arrivava un autobus che blocca il passaggio. Solo allora, tra le urla dei passanti, i due ladri si sono resi conto che, incastrata sotto la macchina, c'era lei, Maria Elena. Così, prima hanno svoltato contromano, poi si sono dati alla fuga a piedi. Rincorsi da alcuni passanti, alla fine si sono dileguati. La polizia li sta cercando in tutta la città, dove intanto montano rabbia e tensione. Vigliacchi, adesso ci siamo stufati, questa non è una disgrazia, era tutto prevedibile, siamo in mano ai delinquenti. Voci che fendono la città e alzano il livello di esasperazione. Ma chi è Maria Elena, 26 anni, impegnata in parrocchia come catechista e in politica, come consigliere comunale tra le fila del PD? Giovane praticante, avvocato, sensibile alla giurisprudenza, rispettosa della dignità umana. Per lei, l'Unione dei Giuristi Cattolici ha organizzato tra poco nella chiesa di San Teodoro a Pavia la recita del Rosario, per pregare per la sua vita, perché i suoi grandi sogni possano essere tutti realizzati, ma anche per ribadire il valore del dialogo, in cui Maria Elena crede in prima persona.
aveva appena provato l'abito da sposa ed è prossima alle nozze. Anche il presidente Napolitano ha voluto far giungere il suo affetto alla famiglia, dicendosi colpito e addolorato. Ora la 26enne è al Niguarda di Milano, profondamente sedata, ha riportato lesioni plurime che richiedono interventi molto delicati. Mentre si cercano i due balordi che l'hanno travolta, Pavia e tutta l'Italia si stringono attorno a questa ragazza, simbolo di un paese bisognoso di testimoni onesti, sensibili e lavoratori come Maria Elena. Dopo la breve tregua di ieri, il maltempo tornerà stasera sull'Italia con una nuova perturbazione. Resta l'allerta al nord con i timori per la piena del Po. Ieri un'altra vittima. Si punta il dito sui soldi mai spesi per la cura del territorio. Il prefetto Gabrielli ha chiesto massima attenzione per tutta la settimana. Ci aggiorna Barbara Masulli. Nel fine settimana potremo trovarci a fare i conti con questo film già visto nei giorni scorsi. Nonostante stiamo vivendo ore di quiete, un po' in tutto lo stivale, la tempesta è in agguato. Gli esperti la chiamano saccatura atlantica, quella che fra sabato e domenica riporterà un nuovo importante peggioramento al centro-nord. E fin qui il dato certo. È invece ancora un interrogativo l'entità esatta dell'evento. Le quantità di pioggia, dove si produrranno e che cosa realizzeranno, questo lo sapete meglio di voi, dipendono poi dalle cose che effettivamente si realizzano. Ecco perché dobbiamo non abbassare la guardia, proprio e soprattutto in un territorio come questo che è fortemente fragile, fortemente violato. A preoccupare soprattutto il Po, al momento sotto controllo, ma destinato a crescere nelle prossime 48 ore. Forti precipitazioni, fulmini e raffiche di vento non risparmieranno neanche il meridione. Intanto da Lavagna il capo della Protezione Civile lancia un appello. Sono preoccupato che a questi cittadini non vengano date delle risposte di che cosa potranno avere, quando potranno avere, e questo è un tema che è all'attenzione del governo. Io sono sicuro che il governo anche nella legge di stabilità una risposta la dovrà e la potrà dare. Fronteggiare queste emergenze si può, ma troppo spesso i soldi necessari a frenare il dissesto rimangono chiusi in un cassetto. La metà dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Ambiente dal 2009 non è ancora stata spesa. Altri 200 milioni disponibili nel decennio precedente sono stati inutilizzati, problemi da sempre radicati in Italia. Se voi pensate che a distanza di tempo dall'alluvione di Firenze, che è del 66, molti interventi non sono stati possibili perché sulla stessa questione dovevano dare il parere 38 enti, e allora questa è anche la fotografia di un paese che va razionalizzato, va semplificato, con una però attenzione, non deve esserci una deregulation. Ed ora la minaccia del fondamentalismo. Dato per morto, ricompare in un messaggio audio lo sceicco al-Baghdadi. La jihad, la guerra santa, andrà avanti fino a quando non raggiungerà Roma. Torna a sfidare così l'autoproclamato califfo dell'ISIS. In Siria, intanto, nuovi raid aerei degli Stati Uniti contro il gruppo qaedista Khorasan. Mentre il Regno Unito inasprirà le misure antiterrorismo nella lotta contro lo Stato Islamico, autorizzando la confisca del passaporto a persone ritenute sospette ed impedendo il rimpatrio dei combattenti jihadisti. Si stima siano 500 i cittadini britannici partiti alla volta di Siria e di Iraq. E torniamo ad accendere i riflettori sulle persecuzioni dei cristiani proprio in Iraq. Raccogliamo il dolore dell'arcivescovo ortodosso di Mosul. Intervistato dalla TV ortodossa, il presule si commuove fino alle lacrime e dice: quello che stiamo subendo nel nome di Cristo per noi è un onore e non abbandoneremo mai la sua croce. Lui è Monsignor Nicodemus Sharaf, arcivescovo ortodosso siriaco di Mosul, e queste immagini hanno già emozionato il mondo. In un'intervista all'alto prelato parla delle persecuzioni subite, di come quest'anno, dopo secoli, la sua gente non abbia potuto onorare un'importante festa ortodossa, e poi si commuove fino alle lacrime.
una testimonianza toccante del martirio che i cristiani stanno subendo in Iraq. Dopo le lacrime, l'arcivescovo trova la forza di andare avanti. Dice di essersi convinto che i guerriglieri dell'ISIS sono persone senza Dio, senza onore, senza dignità. Ma poi aggiunge: وكتلا نشبهورو تكوينا احنا انا بني دسوهدي كتلا نشبهورو احنا جوري كل ميدانو لان احنا مشيحوية وميدانو شبهورو يولا شانينا. Non sfugga infine che la festa di San Shmuni citata da Monsignor Sharaf si ispira al secondo libro dei Maccabei, corrisponde cioè alla memoria della Chiesa Cattolica del martirio dei sette fratelli Maccabei e della loro madre. Tutta la famiglia obbedì fino alla morte, rifiutando di mangiare cibi proibiti per guadagnare la vita eterna. Una toccante doppia coincidenza riflette l'episodio biblico, non solo la granitica testimonianza di chi vive per Cristo in Iraq al giorno d'oggi, ma anche il riscoprirsi fratelli, cristiani ortodossi appunto, proprio sotto la croce. E stamani la cappella di Santa Marta si è trasformata in una GMG in miniatura, vivace il botta e risposta del Papa con un gruppo di ragazzini di una parrocchia romana. Con l'omelia Francesco si è calato nei panni del catechista e contemporaneamente del formatore di catechisti. Tutti noi abbiamo una responsabilità di dare il meglio che abbiamo, ha ricordato, e il meglio che noi abbiamo è la fede, darla a loro ma darla con l'esempio. Con le parole, non serve in questo mondo dell'immagine in cui tutti hanno il telefonino per trasmettere la fede ai bambini, ai giovani di oggi, per aiutarli a fare esperienza di verità e di amore, gli adulti devono offrire loro esempi più che tante parole. È tutto per ora, l'informazione torna alle 18:30 con il nostro TG2000. Grazie per averci seguito, buona giornata.